Per ragioni di convenienza politica e per governare con minori difficoltà territori assai eterogenei, Roma riconobbe un buon livello di autonomia agli abitanti delle province, sia sul piano amministrativo sia in ambito culturale e religioso, consentendo loro di conservare tradizioni e culti propri. Il territorio delle province era però considerato per diritto di conquista proprietà di Roma. Essa si riservava quindi la facoltà di sfruttarlo a suo piacimento. Una parte delle terre annesse, ad esempio, veniva espropriata e diventava ager publicus, cioè dello Stato, che poi la concedeva in affitto a cittadini romani o ad abitanti delle province dietro il pagamento di un canone. I provinciali, inoltre, non erano ritenuti cittadini romani, ma sudditi stranieri dello Stato romano. Pertanto, essi erano sottoposti a una pesante tassazione. And that's all, folks.